ragazzi, dalla disposizione cosa andiamo a fare? Acqua e olio. Quindi una rossa, una nera, una rossa, una nera, una rossa, una nera, una rossa, una nera. Intercalate così tra loro. Abbiamo una rossa, una nera, una rossa, una nera, una rossa, una nera, una rossa, una nera. Se le lasciamo riposare, come è solito dire, le rosse tornano tutte quante insieme, così come tutte le nere tornano tutte insieme. Ma possiamo fare una cosa di molto di più, nel senso che separiamo un'altra volta le nere dalle rosse e intercaliamole così. Questa volta ancora più lentamente e in vista. Ancora una volta andiamo a vedere. Abbiamo rossa, nera, rossa, nera, rossa, nera, rossa e nera. Però se le lasciamo riposare, qua abbiamo di nuovo tutte le rosse e qua ovviamente tutte le nere. Ora, qua abbiamo detto sono carte rosse, l'abbiamo pure viste, quindi noi stiamo a girarci intorno. Mentre quelle dorso blu sono tutte carte nere. Eppure, ragazzi, alcune volte è in illusione quello che vediamo, perché se facciamo un piccolo gesto, tutte le carte sono intercalate fra loro, sia di dorso e ovviamente di faccia. Spiegazione. Quattro carte rosse a dorso rosso, solamente si usano i 6 e 9, e 4 carte nere, quindi 6 e 9 neri a dorso blu. Intercaliamo una rossa, una nera, una rossa, una nera, una rossa, una nera, una rossa, una nera. Ora avviene questo: peliamo la prima, peliamo la seconda, peliamo la terza, peliamo la quarta e manteniamo un break per mostrare le carte alternate. Quindi quando andiamo a mostrare le altre quattro, recuperiamo la carta al break e peliamo solo la prima. Quindi abbiamo già alterato l'ordine, abbiamo messo le prime quattro in posizione di Hemsley. Quindi proseguiamo dicendo una blu che teniamo leggermente in jog, sopra questa una rossa e in ultimo mettiamo la doppia, perché sono due blu sopra, e recuperiamo alzando il break verso l'alto, posiamo e diciamo che se lasciamo riposare le abbiamo così in posizione oramai di Hemsley, quindi la prima parte è fatta, basterà fare un Hemsley count e le rosse tornano tutte insieme. Così come torneranno le nere, ovviamente faremo una Hemsley count. Non ve la spiego perché trovate il video pure delle Hemsley, proprio c'è un link, proprio c'è un Hemsley project all'interno del canale, andatelo a vedere insomma. Contiamo 3 e contiamo 4. Ora facciamo una bugle count, cioè fregando il pollice sull'indice separiamo l'ultima carta, prendiamo un break che ora vi esalto al pollice in modo che potete capire, recuperiamo il mazzetto sottostante, quello che abbiamo posato sul tavolino, appaiamo con la carta al break e le altre le usiamo a paletta, come per girare tutto. Così abbiamo riportato le quattro carte insieme, nere con le quattro carte rosse. Ancora una volta intercaliamo rossa nera, rossa nera, rossa nera, rossa nera. Ancora una volta le mostriamo ripetendo la stessa operazione, ossia 1, 2, 3, 4 in break, poi contiamo le altre 4 rubando la carta blu che teniamo in break. Quindi portiamo via la rossa, 1,
e abbiamo preparato già per la Emsley. Poi due che possiamo mettere o in break o in jog. Tre e la doppia sopra. Spingiamo l'in jog verso l'alto e recuperiamo le quattro carte. Sono tre blu e tre e una rossa, tre rosse e una blu in mano. Ancora una volta ripetiamo la Emsley con un'unica differenza, che questa volta l'ultima carta, anziché posarla in cima, la riponiamo sotto e posiamo il mazzetto. La stessa cosa faremo con le carte nere, quindi 1, 2, 3 e 4. Prendiamo le nere in middle position. Diciamo che le rosse di dorso sono rosse anche di faccia. Giriamo ancora una volta e prendiamo un break. Quindi posiamo le blu sopra. Vi faccio vedere cosa succede, che io rubo la carta al break e sfilo quella, la prima, di dorso blu, in maniera tale da giustificare dicendo: mentre le blu sono tutte carte nere. Chiudo, il gioco è finito, praticamente abbiamo rialternato le rosse alle blu. Ripetendo quest'ultimo passaggio, noi avevamo questa situazione qua, quindi avevamo fatto una Emsley modificata, nel senso che l'ultima, anziché portarla sopra, l'abbiamo lasciata sotto, così da avere già le prime due carte alternate. La stessa cosa l'abbiamo fatta con le blu, quindi 1, 2, 3 e 4 e abbiamo le due carte alternate. Ok, ora bisogna alternare queste due, la prima di ogni mazzetto. Come fare? Molto semplicemente come abbiamo fatto prima, ossia giriamo la prima rossa dicendo che queste sono carte rosse di dorso e di faccia, teniamo il break, mentre le carte nere, e andiamo a prendere la prima nera rubandoci questa carta al break, vedete? Sono nere di dorso e di faccia. È fatto, il gioco è finito, l'abbiamo così alternato tutte le carte. L'acquaolio è molto semplice, ragazzi, studiatevi qualche tecnicuccia, tipo la Emsley, e andate avanti. Ciao!
Thank you.